Ciao a tutti, eccoci qui a dare i numeri per il Como. Totalmente amato questo Como, perché dopo la vittoria a Perugia sgomberiamo anche i dubbi, anche dei più pessimisti e dei più critici. Questo Como veramente ha superato quota 40 punti a metà marzo ed è un piccolo capolavoro. Bisogna dirlo, è favorito anche dalle ultime 5 che non vincono neanche a pagarlo, ma questa squadra ha dimostrato veramente di saper sempre far fronte alle difficoltà più estreme, soprattutto nel girone di ritorno. Bravissimi tutti, grazie. Il cammino dice 9 vittorie, 13 pareggi, in pratica 23 gare su 31 senza sconfitte. Questo è un altro grande risultato della squadra di Gian Gattuso. Finalmente non subiamo gol dopo 13 gare e, come rimarcato ieri anche da diversi tifosi, la maglia nera porta sempre, sempre più bene, perché dopo le vittorie a Brescia, a Frosinone, è arrivata anche questo ride a Renato Curi. La salvezza può arrivare già matematicamente fra 2 settimane nel big match contro il Monza. Se dovessimo vincere e Alessandro e Cosenza non lo fanno, perdono, la salvezza sarebbe matematica. Invece per il miracolo playoff serve veramente fare la corsa sull'Ascoli, che è avanti 9 punti, 8 ma c'è lo sconto diretto a favore, e l'impresa diciamo che è impossibile, anche perché il calendario dei marchigiani non aiuta. Ci mettiamo una pietra sopra questi playoff. Adesso proprio di sì, accontentiamoci, dai. Certo, anche perché ci sarà da divertirsi, dai. Però oggi è anche il gioco di, diamo i numeri per il Como, legato a Birra Trovo, praticamente in collaborazione con il locale Comasco, si potranno vincere delle consumazioni gratuite, indovinando il personaggio misterioso che poi faremo vedere nel corso di questo video. E ovviamente bisognerà attenersi a delle regole che verranno spiegate nel corso del video per poter partecipare al contest e anche quindi avere la possibilità di vincere queste consumazioni. Dai Luca, andiamo sui voti in brevissimo, sui voti alla prestazione di ieri del Como. Beh, insomma, un Como veramente da 7, considerate tutte le difficoltà, e sto basso, Adela, magari ti faccio dare un voto più alto. Non è stata una grandissima partita né da una parte né dall'altra, però Como ha avuto quel guizzo e le partite si vincono anche così, specialmente in trasferta. Sì, le partite si vincono anche così, e Como le vince soprattutto così le partite, perché non è la prima volta, ricordiamocelo, che Como fa una partita del genere, è molto accorta, molto difensiva. L'ha detto Jack, che il Perugia nel secondo tempo sarebbe calato, e io ti dico che ero veramente convintissimo in questa vittoria nel secondo tempo, perché ho detto il gol lo facciamo, e in difesa, nonostante le mille difficoltà, siamo veramente quadratissimi. Oh, non perdiamo mai, ci sarà pure un po' di certo. Benissimo, dico 7,5. Migliore in campo? Ma io vorrei dire un difensore, perché con la difficoltà, col nuovo modulo, con tutte le problematiche che c'erano, io ho visto Solini giganteggiare in aria sulle palle alte, veramente sempre il primo, sempre puntuale, nonostante un De Luca era 20 centimetri, esatto, più alto di lui. E anche nel primo tempo, sempre su De Luca, nell'occasione più chiara per il Perugia, il primo tiro l'ha respinto lui, quasi immolandosi sulla conclusione, veramente da 5 metri dell'attaccante del Perugia. Quindi veramente Solini bravissimo. Bene. Ricordiamo anche una piccola chicca: in settimana abbiamo ospitato a Rigoni la nostra trasmissione, quando gli abbiamo chiesto chi ti ha sorpreso di più dei vecchi dello scorso anno. È vero, Solini. Ha nominato proprio Solini, dicendo un elemento imprescindibile, veramente bravo. E per te invece, Andrea? Allora, io ti rubo quello che di solito fai tu, nel senso che io sono sempre più quello che va a scovare, tu invece premi sempre magari chi fa il gol, però io dico che dopo aver visto il gol di Ciciretti non si può non dargli la palma di migliore in campo. Una perla veramente assoluta, un gol da vedere, rivedere, e secondo me vale quanto quello di Gliozzi a Frosinone. Quel controllo di palla, quel passare la palla dal sinistro al destro, è veramente qualcosa di stratosferico. Io spero che
che da questo gol ci reti trovi la forza per farci divertire nelle ultime 8 giornate, magari con un po' più di serenità di mentale in più, perché ha dei colpi secondo me che potrebbero veramente fare entusiasmare i tifosi. Piacerebbe rivedere una punizione di Ciciretti, no? Arriverà. Benevento signor. Secondo me arriverà, dai. Tra l'altro ieri ha giocato non straordinariamente bene fino al gol, però il gol vale il prezzo del biglietto e anche più del prezzo del biglietto. Vai. Voto Jack? Beh, il voto Jack è molto alto perché ricordiamo che è partito con 18 giocatori, di cui 3 portieri, quindi 15 di movimento, e insomma è riuscito a amministrare, a trovare una formazione innanzitutto cambiando il modulo per necessità, e poi anche i cambi obbligati in qualche modo sono stati tutti efficaci, quindi bene il Como, bene anche Gattuso ancora una volta, aver trovato la soluzione migliore in un'estrema difficoltà. Sì, benissimo, benissimo, veramente benissimo. E quello che mi piace di Jack è che tenta sempre comunque, anche nelle difficoltà, di tenere il Como offensivo. Questo veramente mi piace, perché quanti allenatori si intimoriscono le prime difficoltà e magari, non so, a Perugia ne metto 5 difensori, 3 incontristi, gioco a una punta. Invece lui non si snatura mai, e questo a me piace molto. Tra l'altro ho letto anche qualche non critica, ma qualcuno che ha scritto perché Jack non attinge dalla primavera, perché non porta i giovani. Ma Jack, Jack su questo è stato chiaro, dice: io per portarmi un giovane sapendo di non metterlo in campo preferisco lasciarlo alla sua squadra a fare esperienza. E l'altra cosa da dire è che ieri comunque il Como, tra titolari e i cambi che ha fatto, comunque aveva veramente 16 giocatori fatti e finiti, quindi comunque nonostante le difficoltà per fortuna eravamo abbastanza coperti in ogni reparto. Tra poco però criticherò Jack Gattuso e vedremo perché. Senti, dai, spunti e deliri social, Luca. Diciamo che abbiamo sempre un po' criticato questa pausa delle nazionali che spezzava il ritmo anche ai tifosi, e invece forse pausa migliore non poteva veramente arrivare. Arriva veramente nel momento giusto, perché la squadra aveva tanti assenti, 3 non sono partiti, ricordiamo gli Ozzi, Iovine e Arrigoni, anche un po' sorpresa Arrigoni. Solini non era meglio. Cioè, Solini non era meglio, Gabrielloni non era meglio, Cabasci non era meglio, insomma tanti veramente non, in condizioni precarie. Un po' acciacchi, qualche febbre, insomma veramente arriva il momento giusto, 2 settimane per ricaricare le pile, per ritrovarsi, e poi vedremo anche perché poi c'è il Monza. Sì, poi, ma diciamolo anche, arriva il momento giusto perché dopo una vittoria che ci ha praticamente dato la salvezza praticamente matematica, saranno 2 settimane di lavoro veramente molto, molto belle da fare. Esatto. Allora, adesso io vorrei capire perché devi tirare le orecchie a Jack Gattuso. Io non lo so. Tiro le orecchie a Jack Gattuso perché in conferenza stampa, punzecchiato anche dai giornalisti locali, si è lasciato andare a una dichiarazione che non è vera, In pratica ha detto: abbiamo fatto un ottimo prima parte di stagione, un ottimo girone di andata, mentre durante il ritorno sono mancati punti e risultati e prestazioni, anche perché siamo andati un po' in emergenza. Io mi sono messo a fare 2 conti e il Como nel girone di ritorno ha fatto più punti che del girone d'andata, quindi questa affermazione di Jack non è vera. 1,31 di media nel girone di andata, 1,33 di media nel girone di ritorno, quindi se il suo intento era dire potevamo spiccare un po' più il volo, ok, ma lui è stato chiaro, ha detto ci sono mancati i punti rispetto all'andata. I punti invece ci sono stati, quindi Jack, secondo me va bene anche quello. Per me era un po' più per le prestazioni. Se te l'ascolti bene non diceva quello, ma va bene così, dai.
Allora ragazzi, passiamo quindi al contest in collaborazione con Birra Trovo. Dovete indovinare il personaggio misterioso che si nasconde dietro la nostra foto oscurata. Settimana scorsa il personaggio era Riccardo Allegretti, quella famosissima esultanza dopo la punizione in Como Empoli che ci ha regalato la Serie A. I vincitori di due consumazioni al Birra Trovo sono stati Roberto Radaelli e Cristian Molteni, ok? Questa settimana ancora dovete indovinare il personaggio misterioso, sia che vi trovate su Facebook, sia che Instagram, sia che su YouTube, potete mettere sotto il vostro commento. Lo facciamo vedere, eccolo, questo è il personaggio misterioso. Attenzione al regolamento, questa settimana dovete dare la risposta con una difficoltà in più. Diteci chi è senza dirci chi è. In pratica potete rispondere ma senza nominare il giocatore misterioso, né il nome né il cognome devono comparire nella vostra risposta. Vi dovrete sbizzarrire per farci capire che l'avete capito, ma senza dirci che l'avete capito. Chiaro? Forse no, ma questo è il gioco. C'è tempo fino a mercoledì sera a mezzanotte per dare la vostra risposta. Dai, chiudiamo qui Luca, però ricordiamo un attimino il programma futuro. Eh beh, due settimane di sosta, grande lavoro in preparazione di Como Monza, 3 aprile alle 15.30 al Sinigaglia con una capienza che torna al 100%, dal 1 aprile, spettacolo. Dopo oltre 2 anni gli stadi tornano a capienza piena, che spettacolo. Questa è una bella notizia, insomma, nei prossimi giorni partirà la prevendita, insomma, ci sarà sicuramente un bel ritorno, no? Sicuramente il Monza è lanciato, arriveranno in tanti, il Monza ormai si gioca la Serie A, è in corsa per il primo posto, credo che sia la squadra che ha fatto più punti a Genoa di ritorno, sì. È Como, no? Quindi sarà sicuramente una bella partita, una partita che tutti attendono, no? Bene. Queste le partite per cui si deve andare allo stadio. Assolutamente. Bene, sarà anche una 10 giorni per noi italiani bella tosta perché ci giochiamo i mondiali, quindi c'è la sosta, non c'è il nostro Como, ma tutti a tifare Italia perché abbiamo bisogno di due grandi prestazioni per vederci i mondiali, perché pensate che comunque durante quel periodo anche la Serie B si fermerà e quindi se ci dobbiamo fermare fermiamoci per qualcosa. Esatto, un mese e mezzo di sosta, proprio... Beh, diciamo, già ne approfittiamo, il campionato è stato già deciso dalla Lega, partirà il 13 agosto, quindi tutti subito in piena estate. Mamma mia, 13 agosto a Sinigaglia, non vorrei mai vedere una partita alle 2 del pomeriggio. Perché... Magari parlando di sera. E quindi ci sarà una lunga sosta da novembre, si ripartirà addirittura a Santo Stefano dopo la fine dei mondiali. Bene, forza Como e alla prossima. Ciao!